Sgarbi ce la fa sì o no? Questione epocale, ormai epocale. Qualcuno ci ha ricordato una vecchia conoscenza, un vecchio incontro di anni fa tra Sgarbi e Rocco Siffredi. Buonasera. Ciao Buonasera, onorevole, Rocco, come buonasera. stai? Come va? Sento in forma? Onorevole, come sta? Oh, Onorevole molto bene, Siffredi. molto bene. Professore, Allora, allora, che incontro è stato questo con Sgarbi? ma Sgarbi è un grande, dai, un No, grande. quello non c'è Io dubbio. lo chiamo Mr. Barzotman, Ma come perché tra di noi, Barzotman? ma noi lo Come? sappiamo perché, perché una volta io ero in discoteca, eravamo Sì. ospiti insieme e lui mi ricordo che prese il microfono e cominciò, no, Siffredi lo acclamate, però ricordatevi, sappiate che lui è un operaio del sesso, per la quale io un po' lo condivido questa Sì, sì. sua. Ma invece io mi diverto. Appena detto invece io mi diverto, l'ho bloccato, ho preso il microfono, ho detto, man, vuoi che parlo? Io sono amico delle pornostar con la quale tu ti diverti a uscire. Sì. Ha ripreso il microfono e ha detto, non fare lo stronzo, non fare lo stronzo. Tu hai capito, insomma, Ma allora qual è il cosa. segreto? Cioè, il segreto Ma è io non lo so Barzotman? perché, io non lo so perché, ti dico la verità, io gli ho chiesto a lui una volta, questa cosa qua si è messo a ridere, mi ha detto vaffanculo, quindi bisognerebbe chiederlo a lui. Io però so perché lui è stato un grande amante della Di chi? Petra Scharbak, Ma ex amante sul serio o top. amante per finta? Ma Petra mi diceva che riusciva a venire con l'uccello mezzo moscio, però Una cosa pazzesca. questo era un detto di Petra, io non lo so, lei me l'ha detto e io gli ho detto, Sgarbi, no, non cercare di fottermi perché io ti sputtano sicuramente. Barzotman, torniamo Quindi subito. lo chiamo Barzotman, però cioè, non lo so, poi magari è un grande amatore, Boh, infatti, veramente. infatti, infatti, infatti. Uno Allora, può anche amare essendo un po' barzotto, però beh, io. beh, beh, insomma, dai. Nel nostro settore non va tanto bene perché Però, se è barzotto si vede e sì, quindi non funge, anche se ma uno per può essere certe donne. aiutato anche lì, si può aiutare, però non Ma troppo, oggi non troppo. sì, oggi guarda, io lo devo sentire perché se c'è ancora quel piccolo, gli devo dire che esistono oramai prodotti fortissimi per eliminare quel barzettino. Continua la saga, la grande saga. Sgarbi Toscani, ormai si arricchisce anche di nuovi personaggi che entrano. Ha iniziato Toscani in questo modo. Sgarbi, poverino, cioè, lui è finito da tanto tempo. Beh, lui è proprio, come ho detto, coitus interruptus, non riesce proprio, non ci arriva. Secondo me non me ne frega niente. Se Sgarbi in potenza, no, proprio l'ultima cosa è la potenza di Sgarbi. Come vedete, ultimamente la sua potenza non è neanche più intelligente, poverino, sta perdendo anche quella. La replica di Sgarbi. Certamente uno che cocaina ne ha presa e droga ne prende tuttora è Oliviero Toscani, non c'è alcun dubbio su questo. Non c'è dubbio su questo. L'ha presa e la continua a prendere. E uno che gliela dà certamente è Gian Marinaro. Controreplica di Toscani, ho le prove che è impotente. Comunque, per dire una cosa così, uno deve avere delle prove, delle testimonianze. Io ho delle testimonianze che Sgarbi è impotente invece. E le signore che dicono che Sgarbi è impotente. No, non posso far nomi, scusate, questo è chiaro, non posso far nomi. È un uomo digitale, palpeggia. Lui palpeggia, si attacca, è come un polipino, sta lì con le mani, accarezza. No, proprio non ce la fa, lui deve palpeggiare, lui è un digitale. Digitale, è un digitale. Sei palpeggio, lui deve sempre toccare, come un bambino, no? Ormai un caso internazionale, interviene anche una pornostar amica di Sgarbi, Vittoria Risi, Vittoria Risi, più porno attore di me, sentiamo. Guarda, assolutamente posso affermare che invece Vittorio è più pornostar e pornoattore di me, perché fa una vita che è una cosa allucinante, anche sessuale soprattutto, e lo posso confermare dal momento che lo frequento Poi anche. oggi altro scontro con Barbacetto, il giornalista del Fatto, che gli ha rimproverato quello che ha detto Toscani. Insomma, il caso si allarga. Rocco? Sì, mi ascolto. Ma Allora, io so, però dimmi. ti dico la verità, di tutti quelli che ho sentito, veramente Toscani è simpatico, Sgarbi mi piace un po' di più, non so perché, ma mi sta più Ah simpatico, sì, anche.
Ma Vittoria ha detto la verità. Lo sai che ha detto la verità? La verità l'ha detto Vittoria. Su che cosa? Su Sgarbi, che è più pornostar di lei, perché lei è veramente negata. In quel senso. Cioè, Vittoria Risi è negata. Vabbè, infatti, adesso no, negata. È negata, lascia stare, credimi. Se mi chiedi un parere su una pornostar, mi devi credere. Quindi, se Vittoria dice che Sgarbi è più brava di lei, è più brava di lei, già basta. L'uccello non serve, il resto lo fa la testa. Parenzo, tu hai mai visto un film? Parenzo, hai mai visto un film con la signora Vittoria Risi? Uno solo. Da dormenti, dai, ma come si fa? Beh. Ma no, ma io sono cresciuto con una cultura cinematografica. Sì, ma non con Vittoria Risi, dai, su. No, nei momenti di debolezza, magari in passato. Ma che debolezza? Nei momenti di forza, no? Di debolezza. Può essere, no, nei momenti. Comunque, lo sai che Rocco Siffredi sta facendo un sacco di cose. Vuole fare addirittura un reality per scegliere il suo erede. Poi ha parlato di futuri film con la Minetti. Ma questo... potresti metterti in coda, diciamo, così. Io in coda, ma che sei matto? Io secondo me saresti il grande. Un degno erede. Ma quando mai? Ma ho 46 anni, signore. Ma stai scherzando? Cioè. No, 46 anni ce n'hai due meno di me, ma di che stai scherzando? Beh, ho capito, amica, ho il pregresso tuo, però scusami un attimo. Cioè, non è che posso iniziare. Amiche della Zanzara, amiche della Zanzara, grande sondaggio, telefonate. Ma il signor Cruciani, secondo grandi sondaggi, secondo voi può essere il degno erede senior del signor Siffredi? Ma che queste sono le stupidaggini che dici tu. Senta, ma senti Rocco, ma io voglio capire una cosa. Ma chi è il Siffredi della politica? Il number one, dai. È sempre il solito, sempre. Per me resta sempre lui. Ma io aspetto, guarda, la Minetti per me è un gancio per arrivare a lui, ricordami, perché la Minetti viene da lui, è stata formata da lui. Non c'è dubbio. E quindi lei sa come si deve fare, come va fatto un film. Schicchi ha ragione, Schicchi ha fatto bene. Però ha smentito, lei ha annunciato querela. No, ma per l'amor di Dio, lei è stata, secondo me non è stata intelligente ad arrabbiarsi, perché Schicchi è normale che provoca. Ma però certo. Ha provocato il giusto, ha provocato in piedi. Quando tu dici voglio fare un film con la Minetti, in realtà è per arrivare a Berlusconi, l'obiettivo 100%, è quello. 100%. Quanto farebbe? Guarda, quanto... Ti do uno scoop. Mi hanno appena contattato... La metà, no, ma tre oggettine per fare un film reale con loro, Bunga Bunga. Io ho detto sì, ma se non c'è il presidente che film facciamo? Quindi ho detto no, non è proprio. Però mi hanno contattato questa settimana per fare questo film. Quindi c'è in aria un po'... Un film così. Con protagoniste le oggettine, diciamo, sì, no? Le vere. Beh, certo. Ma non tutte. Beh, no, tutte sarebbe difficile, no. Perché sono una ventina, è difficile fare... Cioè, già sarebbe più interessante, però. Però ti hanno contattato in tre, ma dicene una, no? Non si può dire. No, preferisco di no, perché dai, non... poi alla fine ho anche detto, insomma, che la cosa non era molto interessante, perché c'è tutto un problema legato al fatto che a me non piace poi speculare lì su. Mi piace scherzare, ma non speculare. Però se ci fosse il presidente... non ho amato per niente il film fatto con quella povera Sara Tommasi. Quindi voglio dire, ecco, tutte queste cose qua per me si fanno per passione. E quindi se non c'è la passione, no. Il presidente ha la passione. Ma come l'hai giudicata quella roba lì? Un'operazione vergognosa? Come l'hai giudicata? Molto vergognosa. Vergognosa è dir poco. A me dispiace che lei abbia fatto quella fine, perché poverina sull'isola era addirittura quella che mi piaceva anche più naturale, più umana, più simpatica. Adesso è diventata un'altra persona. Secondo me ha ragione che dice che se qualcuno... c'è dietro di lei, dovrebbe solo aiutarla. Tutto ma qual è il suo problema? Droga, psicofarmaci? Ammazza. Secondo me c'è un mix di quelli che poverina bestiale. Va veramente si è aiutata. Per cui chi sfrutta questa situazione, ma tu li conosci quelli che hanno... Dovrebbe cadere l'uccello per terra, guarda. Ma tu li conosci quelli che hanno sfruttato? Purtroppo sì, sono stato anche contattato per rifare Pensa tu, il due alla quale ho detto, cioè, non vi permettete neanche di chiamare. Ti hanno chiesto di fare il secondo film? Che mi avrebbero tagliato, ho detto, ma non mi fa schifo solamente l'idea. Lì, cioè, ti parlavo di crisi, capito? Con la crisi e mettere in mezzo delle cose del genere. Ma quanto ci hanno guadagnato con quell'operazione, secondo te? Ci hanno guadagnato? Sì, ci hanno guadagnato per forza, perché hanno fatto un'operazione mediatica anche legata al DVD uscito in edicola, quindi voglio dire, hanno fatto una distribuzione molto grande. Purtroppo, ecco, c'è gente che pur di vedere un VIP di fa sesso, anche se il VIP è imbalsamato e è drogata, non è lei, sta facendo qualcosa di totalmente antierotico, ecco, la gente non viene a vedere questo voyeurismo un po' sfregato. Vabbè, cioè, però tu pure hai fatto... più...
Era molto più carino il film con la Belen, se vogliamo, perché se non altro lì era consenziente. Vabbè, ma quello era, non era manco un film, era una sorta di cosa. Sì, un giochino. Senti, ma chi è che guardando, per esempio, adesso si parla molto del grande centro, ma tu, Rocco Siffredi, per chi vota? Diciamola tutta. Sì, no, ma io non ho mai votato, perché dovrei votare a 48 anni, anche se è sbagliato non votare, non è il messaggio più bello, però io sono sempre stato fuori, cioè ti dico la verità, a 16 anni sono partito via e sono rientrato forse per qualche anno, uno o due anni, poi sono andato a Budapest, quindi non ho mai votato e non mi sono mai interessato alla politica. Ecco, ma guardando in faccia i nostri politici, secondo te chi è un grande macio a letto? Il linguaggio che userebbe il signor macio a letto dei politici, a parte il number one, ecco, non ne vedo tanti, perché secondo Casini, me la politica... Casini, che sembra il belloccio della politica, il signor Casini. Ma non lo so, c'è mia moglie che mi suggerisce cosa? Chi? Ma chi è che ti fa mosciare il cazzo? Cioè, no. La politica, c'è mia moglie che ha detto la politica fa mosciare il cazzo. Ho capito, quello effettivamente. Ma guarda, tra i personaggi politici che penso uno che li dia, forse, ma non so, sarà pure la sua temperatura sempre alta, Pietro un po'. È vicino ad un po' abruzzese, lo vedo un po' abruzzese perché è lì polisano, è più o meno di Vasto, della parte tua, di Ortona. Lui non mi sembra che mi spiega molto, lui mi sembra uno di quelli un po' alla ministro che lui odia tanto, al presidente nostro. Ah, là, è così, ti dice uno da quel punto di vista, lo vedi, no? Di Pietro, protagonista di un porno film, sarebbe straordinario, signor Di Pietro, Secondo me lui è uno di quelli a cui, secondo me, fa parte di quella generazione dove piace molto, anche un po' il vintage gli piace, lui. Il vintage, queste cose qua. Però Di Pietro a letto deve essere, no? Te lo immagini, uno di quei protagonisti di quei film porno, un po' pelati, un po' becchi con la pancia, no? Ci sono nei film questi qua, no? Ci sono, perché vuoi non vuoi rappresentano la realtà. Quella realtà, sì, questi... Persone bellissime, donne bellissime, anche abbastanza filmate in maniera un po' velata, così tutto un po' soft, alla fine non ha dato nessuno. Quindi secondo me anche ecco tutta questa storia. Il vero ci vuole. Dunque, dopo la Minetti vorrei Di Pietro protagonista di un film porno, diciamola tutta. No, ma Di Pietro io lo vedo più, ecco, perché l'unica cosa che lì rapproccio Di Pietro, che è sempre incazzato, secondo me chiava poco, però vabbè, sempre arrabbiato. Dovrebbe un po' più, se io capisco che siamo in una situazione di però io ho imparato anche da mia moglie che bisogna prima un attimo riflettere, poi magari invece lui subito, come dire, la telecamera cazzo davanti al microfono, comincia a sparare a 10.000. Va bene, Rocco, ciao, a presto. No, ci baschi la moglie. La moglie, che vuoi? Tua moglie, che vuoi? Che vuoi? La moglie di Rocco. Moglie, perché? Perché vuoi? Perché vuoi? Dai, saluta, vieni, Rosa. Salutino, che simpatico, sono signora... i più reali in Italia, la radio, veri. Quelli veri, la televisione è tutta finta. Dai. Pronto, buonasera. Come si fa a essere la moglie di Rocco Siffredi? Che fatica è essere la moglie di Rocco Siffredi? Fatica, no, non è fatica. Ma è tornato a essere, è rimasto un po' fedele oppure ha ancora i suoi periodi di follia in cui esce e fa di tutto? Non mi spieghi bene questa cosa. No, fedele. Fa tre cose nel film, quelle che vuole, li sfoga. E poi... Torna a casa e bravo. Dunque ha passato il periodo, quello che usciva faceva l'inferno. Quando non faceva film, infatti. Quando torna subito. Torna subito, però è una fatica tremenda. È una fatica tremenda. Sento soddisfatta, signora, la sento felice, soddisfatta. Deve essere una fatica pazzesca essere la moglie di Rocco Siffredi, però lei ce l'ha fatta, cioè ho resistito. Ormai quasi 20 anni che ho resistito come moglie di Rocco Siffredi, bisogna fare una sorta di corona, una sorta di, no, viene dovrebbe essere santificata lei. Andrebbe forse candidata in qualche lista. Andrebbe candidata, le piacerebbe fare politica, signora Siffredi? Io? No, grazie. No, grazie. Va bene, la ringrazio, l'abbraccio. Grazie per i politici. La ringrazio molto. Mi stia bene, mi protegga quell'uomo, protegga quell'uomo da tutte le intemperie della vita, da quello che c'è fuori. Lo protegga, infatti, non lo faccia uscire troppo, perché quello gli piglia la botta da matto e fa l'inferno di nuovo. Ecco. Grazie, traffico. Vi saluto, grazie a voi. Ciao, traffico.